150.000 farabutti? No, questa è una parte del paese che difende il pluralismo e l'indipendenza dell'informazione, ma ce ne sono tanti altri. Bisogna difendere la Costituzione, bisogna resistere. Io credo che il governo sta preparando il golpe d'autunno per smantellare l'informazione e l'indipendenza della magistratura, oltre che ovviamente aumentare le disuguaglianze sociali ed economiche nel paese. Lo scudo fiscale è solo un esempio. Ma questo attacco, diciamo, all'informazione deriva anche da una situazione anomala del sistema radiotelevisivo che non si è mai affrontata in questo paese. È vero, non si è mai affrontato, anche prima di Berlusconi c'era. Noi ormai consideriamo quasi normale la lottizzazione partitocratica della televisione pubblica. I partiti devono uscire dalla RAI, io credo che questo sia fondamentale. Poi è chiaro, abbiamo l'anomalia del conflitto di interesse vivente, che è quello di Berlusconi, che controlla direttamente e indirettamente la stragrande maggioranza dei mezzi di comunicazione. Questo avviene solo nei regimi totalitari. Questo paese però non si riesce a mettere insieme le opposizioni, e quando le opposizioni poi dovrebbero fare il loro lavoro in Parlamento, qualcuno manca all'appuntamento. È vero, questo è il grave problema, perché Berlusconi ha sicuramente il merito, possiamo intuire con quali modalità, ma il merito di tenere coesa la sua maggioranza. Il centrosinistra deve trovare la strada velocemente per mettere insieme i punti fondamentali per la costruzione dell'alternativa a Berlusconi. Secondo me sono due i punti fondamentali, questione morale e questione culturale. Su questi temi dobbiamo costruire l'alternativa a Berlusconi, pur nella differenza poi di opinioni su altri argomenti. E su questo terreno un incontro anche con la sinistra che non sta in Parlamento ma che sta nel Paese è necessario? È necessario, io almeno sul piano personale lo pratico in Italia, lo pratico in Europa, dove ho contatti costanti con tutto quel mondo della sinistra che purtroppo è fuori dall'Europa. Dico purtroppo perché 3 milioni di voti non sono pochi, ma io per quello che posso fare insieme ad altri cercheremo di trovare un terreno di incontro in modo non solo di portare noi formalmente tante battaglie comuni, ma anche trovare il modo di partecipare insieme in un impegno politico. Ma se questo è successo è anche perché ci sono delle forme di rappresentanza che tagliano delle parti politiche che hanno però una presenza forte nel paese. Ecco, diciamo che quando ci battiamo per la democrazia dovremmo batterci per la democrazia tutto tondo e non solo per quelle parti che interessano e che danno un vantaggio a qualcuno. No, ma non c'è dubbio che ci sono problematiche anche derivanti dal tipo di leggi elettorali, dalle modalità con cui rappresentare una parte del paese. C'è anche da dire però, credo, che bisogna fare, la sinistra deve fare un'autocritica, perché l'eccessiva frammentazione secondo me ha prodotto anche un risultato elettorale di questo tipo. Ancora una domanda. La satira, l'informazione, i magistrati sotto attacco. A volte si dice che fanno una supplenza politica, cioè che manca la rappresentanza politica e quindi queste forme e queste professioni che dovrebbero avere un loro ambito specifico assumono delle funzioni che non sono proprie. Ma non credo, io credo che si reagisce solo quando i magistrati fanno il loro dovere, come dire, interpretando e applicando la Costituzione a 360 gradi anche contro i poteri forti, e vengono attaccati quei giornalisti che non praticano la scomparsa dei fatti ma che invece raccontano i fatti, cioè quelli che fanno il loro lavoro. Invece fanno comodo al potere i magistrati burocrati, i magistrati conformisti, fanno comodo i giornalisti che si autocensurano prima ancora di ricevere gli ordini da parte del padrone di turno. E il padrone di turno, sia ben chiaro, non è solo il potere politico, sono anche i poteri economici, i poteri finanziari che spesso co-gestiscono insieme alla politica i mezzi di comunicazione. Grazie infinito.